sono qui, toccami, sento il freddo dell'asfalto, salvami, salvami, parlami, ascoltami, sono qui, aspettami, piange. Ciao. Vita è cambiata totalmente, adesso non siamo più a caso, siamo più in giro, abbiamo più una vita on the road. Ovviamente ti chiedono gli autografi e fa piacere. È bello vedere la gente che canta le tue canzoni, quella è un'emozione indescrivibile, però ovviamente c'è meno tempo libero, c'è meno privacy, allora questo diciamo tra virgolette è un po' il lato negativo di questo lavoro. Insomma, non sarebbe cambiato nulla. Così come se non avessimo fatto il festival di Sanremo, da circa 10 anni che suoniamo, perciò indipendentemente dal successo o meno, questa sarebbe stata la nostra strada. No, studieremo un po' di più a scuola. Ma no, io no. Tu no? No, perché poi quando diventi più vecchi, perché noi ormai siamo vecchi, anche se non siamo, ti rendi conto che magari dici, beh, se avessi studiato un po' di più. Noi, vabbè, è andata bene con la musica, però non è sempre così, quindi... È venuta una fan, era venuta tutto da Bari, solo per venire fuori da casa nostra a chiedere l'autografo. Con il rischio che non c'eravamo mica in casa, comunque. Però quest'estate spesso, quando c'era il pellegrinaggio davanti a casa, davamo le bottiglie d'acqua. Se vengo anch'io. Ma meglio i concerti. Beh, allora il DVD live è praticamente il concerto che noi abbiamo fatto al Teatro Romano a Verona il 6 settembre. E, diciamo che rispetto all'album originale Liberi da sempre, i pezzi sono totalmente riarrangiati, perciò è come se fosse un altro album. Poi oltretutto ci sono anche dentro delle cover, perché noi concerti mettiamo dentro anche nelle cover, e porta avanti un tipo di spettacolo che noi proporremmo per tutto l'inverno nei teatri. Cioè faremo due tipi di spettacolo, uno più rock, tipo nei club, che può essere tipo l'Alcatraz e quando andiamo altri posti, e uno più acustico che rispecchia proprio il DVD live che uscirà nei teatri. È un brano che abbiamo scritto purtroppo per un nostro amico che ha perso la vita in un incidente stradale. Abbiamo voluto sottolineare come purtroppo al giorno d'oggi sia facile perdere la vita così banalmente. E nel nostro piccolo comunque abbiamo voluto lanciare un messaggio, diciamo, ai ragazzi della nostra età di stare attenti per le strade, di non bere. Soprattutto di non correre. Quando si vivono in... magari uno non ci pensa a queste cose, ma poi quando le vivi in prima persona poi sei molto più sensibilizzato a questo. Per questo abbiamo appunto scelto di... no, scelto, da questo è nata questa canzone. Noi tenevamo particolarmente anche al video, infatti abbiamo scelto un regista, il regista ha interagito molto con noi per quanto riguarda le scene, perciò è una cosa che proprio ci veniva da dentro. Ascoltiamo musica rock, pop rock, inglese, americana, infatti diciamo che l'aspetto musicale prende molta ispirazione dall'ambiente inglese e americano. Ovviamente poi i testi vengono fatti in italiano, anche se a breve ci saranno delle traduzioni in inglese, però la nostra ispirazione viene proprio da là. E poi ovviamente ci sono dei riferimenti anche agli anni 60, 70, come Sola Donna Che Sei, che è un pezzo tipicamente rock blues, o Le 5.000 mini mani, che ricorda vagamente un pezzo dei Beatles. Perciò le nostre ispirazioni vengono appunto da lì, anche perché visto che abbiamo un target di fans molto giovani, è giusto che conoscano anche la musica che ha fatto la storia e che ha dato ispirazione alla musica di Arma. Tra i gruppi attuali, cioè tra quelli con cui noi veniamo paragonati, che abbiamo con tutti un buonissimo rapporto, dai Lost, dai Fulday a tutti gli altri gruppi, cioè non ci sentiamo assolutamente in competizione, anche perché abbiamo un genere di musica totalmente diverso, penso che loro lo sapranno meglio di chiunque altro, perciò assolutamente non c'è nessun tipo di competizione, anzi c'è spazio per ogni gruppo e
non vedo perché, che ne so, una fan dei Tokyo Hotel o dei film, non posso essere anche fan nostra. Alla fine, quando una canzone piace, piace indipendentemente dal genere. Taverna abbiamo tutti, cioè tutti i pupazzetti, tutti i ragazzi delle fans, abbiamo la nostra taverna. Sì, abbiamo, non buttiamo via niente, passiamo tutti. L'ultima data del tour, vero, metteremo tutti i reggiseni. Esatto. Lo spettacolo con tutti i reggiseni delle fans. È un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. È così. Solo anch'io, come vivi tu, cerco come te l'amore. Quel che so di te è soltanto il tuo nome. La tua voce suona in questa canzone. Così è proprio per loro. Grazie, sei gentilissimo. Ti scrivo di noi. Se non vai via, il mondo è qui. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo. Sì, sì, sì. L'avevo fatta per uno scorso concerto, il 6 settembre, che hanno fatto il Teatro Romano a Verona. Vai a corno, Luca! Vai, vai, Luca! Sai fare il verso del cavallo? No, una domanda intelligente. No. Chiama tuo fratello, come si fa? Io sono la tarda della mano di Mossi. Manda la foto a lei, che non l'aveva fatta. Tocca a me. Fate che avevo promesso la foto. Vieni poi a basso scuola. A basso scuola. Tuo fratello non l'ha fatto. A Cristina. A Barbara. A Barbara. No. Perché sei bellissima. L'avremmo già detto in 3.000. No, c'è ancora! Andare a dormire, dormo 2 ore a notte. Dai, mi fa! Grazie! L'amore! Love.